c'era un salone in cui tenevamo ogni domenica dei dibattiti. Lì si infiltrò questo Piero, questo qui, invitava i compagni a prepararsi a mettere delle bombe dove sarebbe passata la processione della Consolata e a mettere delle bombe anche nelle chiese. Durante la stessa settimana io andai in questura per rinnovare il passaporto. Mentre facevo la mia coda lì per arrivare allo sportello, vidi questo Piero vestito da poliziotto. Sicché tu sei l'anarchico Piero, invece sei un poliziotto perché ti ho visto in questura. Adesso mi devi dare prova del fatto che tu hai del coraggio, perché altrimenti qui ti spacco la testa. Lui con uno strappo si liberò di me e scappò. E quindi allora spiegai ai giovani, avete visto? Quando vi dico di stare attenti, di non accettare, soprattutto della gente violenta. Quello era un poliziotto, vi voleva costringere a mettere delle bombe per distruggere il movimento anarchico. Alla 1:05 del giorno 16 sono arrivati i giornalisti a dirmi che Pino era morto. Ho telefonato al dottor Calabresi dicendo come mai non mi avesse avvertito, ma sa signora, abbiamo molto da fare. Ci dispiacque che Calabresi fece quella fine, perché avremmo voluto che avesse vissuto, perché il tempo consideriamo che sia galantuomo e magari un giorno forse avrebbe rivelato la verità. Il Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, è a Torino e si vuole impedire che elementi pericolosi girino indisturbati per la città e compresi di essere sotto il mirino del commissario in quanto militante anarchico. Mi precipitai immediatamente da lui. Chissà da che parte stava quando io ero impegnato nella lotta partigiana e lo affrontai in modo perentorio. Ah, ecco, io gli dissi, si ricordi che io sono un cittadino italiano e sono libero di andare dove e quando mi piace, perciò io di qui me ne vado. E uscì lì sbattendo fortemente la porta, appunto che vennero giù i vetri. Io la metto in camera di sicurezza. Provi, dico, provi, e lei domani non sarà più commissario di polizia. Questo glielo assicuro, eh. Io comunque me ne vado a casa. Poi scrisse un altro articolo, quando un poliziotto si intestardisce. E fu lì che scrissi, evidentemente il commissario di pubblica sicurezza di Borgo San Paolo di Torino, che inutilmente cerca di nascondere le lunghe orecchie d'asino sotto il berretto del poliziotto, crede di impaurirmi, ma non sa che io conosco quali sono i suoi doveri e so anche quali sono i miei diritti. Ma qui dice c'è il reato di contro la polizia, diffamazione. Ah, dico sì. La ringrazio, signor giudice, perché questo sarà un processo che si svolgerà in corte d'assise. E dice sì. La ringrazio tanto, così potrò andare in corte d'assise e fare di quella tribuna di accusati una tribuna di propaganda, potrò propagare l'ideale anarchico, perché io sono anarchico e questo è il motivo per cui il commissario Pullman mi perseguita. Hai figli riscaldati? Tutte queste cose. No, ma mi scaldo perché penso. Più che ti calmi. Sta zitta quando parli. Tu sta zitta e va a prendere aria, dai, muoviti. Ecco, vedi come sono. Madonna, che c'è. Ma e così finì. E il commissario Pullman venne trasferito a Reggio Emilia. Quando ero in corso, tutte le donne che erano lì sul parco, una dava quattro ore. Ecco il calendario della borsa, con tutti i segni, i riporti, risposta premi e tutto. Nel 1960 io venni accompagnato in borsa dal commendator Paracchi, dal dottor Calvi Sidney. Fui accompagnato da lui e mi prese a fare il remisier. Io, come le ho detto prima, ho fatto un giro intorno a tutti i miei clienti che avevo come commercialista, e tutti quelli che operavano in borsa divennero clienti miei. In borsa io ho guadagnato più di 10 miliardi in 30 anni. Quindi la borsa, io quando parlo della borsa dico, quando facevi il borsaiolo? Perché peggio che rubare, peggio che fare il borsaiolo, con una differenza, che il borsaiolo rischia di andare in galera e invece quello che è in borsa non rischia niente. Dice, ma tu ci sei stato? Sì, ci sono stato, ho vissuto, ne ho approfittato e se così si dice rubare, ho rubato anch'io, perché questa era la cosa legale che bisognava fare, le provvigioni.
però condanno la borsa perché è un mestiere da ladri, è vero. Quindi io ho guadagnato tanti soldi che ho distribuito in tutto il mondo, perché io ho girato tutto il mondo, i 5 continenti li ho girati tutti, con ricchezza di mezzi. Oggi invece a 90 anni sono povero, però sono contento perché ho vissuto la vita come l'hanno vissuta i ricchi. E mia moglie mi diceva sempre: ma guarda, ma quando va a casum, lo dico in piemontese, che vuol dire ma guarda dove sono, ma mia madre bene sì, mi vedesse solo mia madre qui, dice. Chi avrebbe immaginato che sarei venuta qui?